Salve a tutti e bentornati nel mondo potteriano. Oggi in questo nuovo video andremo a parlare della famosissima, ma neanche troppo, conosciuta famiglia Potter. La famiglia Potter era molto antica. Potter è il cognome di una vecchia famiglia di maghi, discendenti da Ignotus Peverell e Linfred di Stinchcombe. Furono dei purosangue per molte generazioni, fino alla nascita di Harry James Potter. Eppur non essendo una famiglia considerata all'avanguardia o conosciuta nella storia dei maghi, si accontentava di una comoda esistenza nelle retrovie. Quello dei Potter è un cognome babbano non molto raro e la famiglia non faceva parte delle cosiddette Sacre 28, ovvero la lista delle 28 famiglie britanniche che sono veramente puro sangue. L'anonimo compilatore di questa presunta lista definiva dei puro sangue non li incluse a causa della loro posizione qualitaria sulla purezza del sangue, che quindi provenivano da quello che lui considerava sangue sporco, ovvero il mezzosangue. La famiglia Potter comunque aveva origini illustri, alcune delle quali sono state accennate nei Doni della Morte. E nel mondo babbano, Potter è un cognome professionale, che significa un uomo che crea le ceramiche. La famiglia dei Potter discende dal mago Linfred di Stinchcombe, del XII secolo, un uomo eccentrico e ben voluto da tutti, il cui soprannome, il Vasaio, si era convertito nel tempo in Potter. Linfred era un tipo vago e distratto, i cui vicini babbani ricorrevano spesso ai suoi servizi medici. Nessuno di loro, però, si rendeva conto che le meravigliose cure di Linfred per la varicella e l'aguzza erano magiche. Tutti lo consideravano un innocuo e amabile vecchietto, che semplicemente si aggirava nel suo giardino con le sue divertenti piante. E questa sua reputazione di eccentrico dalle buone intenzioni servì a Linfred, poiché a porte chiuse fu in grado di continuare la serie di esperimenti che gettarono le basi per la fortuna della famiglia Potter. Gli storici accreditano Linfred come l'ideatore di una serie di rimedi che si sono evoluti in pozioni usate ancora oggi, tra cui lo Skellegrow, ovvero la pozione per far ricrescere le ossa, e Pepperhead Potion, pozione che serve per curare malattie della gola come il raffreddore. La vendita di tali cure ai colleghi maghi gli permise di lasciare un significativo mucchio d'oro a ciascuno dei suoi 7 figli alla sua morte. Il figlio maggiore di Linfred, Arduin, sposò una bella giovane strega di nome Iolante Peverell, che veniva dal villaggio di Godric's Hollow. Era la nipote di Ignotus Peverell, e in assenza di eredi maschi, lei, la maggiore della sua generazione, aveva ereditato il mantello dell'invisibilità dal nonno. Era, spiegò Iolante ad Arduin, una tradizione della sua famiglia che il possesso di questo mantello rimanesse segreto, e il suo nuovo marito rispettò la sua volontà. Da quel momento in poi il mantello fu tramandato al più anziano di generazione in generazione. I Potter continuarono a sposare i loro vicini, occasionalmente babbani, e a vivere nell'ovest dell'Inghilterra per diverse generazioni, ognuno aggiungendo alle casse della propria famiglia il loro duro lavoro e, va detto, il tranquillo marchio di ingegnosità che aveva caratterizzato il loro antenato Linfred. Occasionalmente un Potter è arrivato fino a Londra e un membro della sua famiglia si è seduto 2 volte nel Wizengamot. Ralston Potter, che fu membro dal 1612 al 1652 e che fu un grande sostenitore dello statuto di segretezza, e opporsi dal dichiarare guerra ai babbani, come volevano fare i membri più militanti, e Henry Potter, Harry per i suoi amici, che era un discendente diretto da Arduin e Iolante, servì nel Wizengamot dal 1913 al 1921. Henry fece scalpore quando condannò pubblicamente l'allora ministro della magia, Archer Evermond, che aveva proibito alla comunità magica di aiutare i babbani a combattere la prima guerra mondiale. La sua schiettezza e volontà nell'aiutare la comunità babbana fu anche un forte fattore che contribuì all'esclusione della famiglia dalle Sacre 28. Il figlio di Henry si chiamava Flamond Potter. Egli era chiamato così perché era l'ultimo desiderio della madre di Harry che lui perpetuasse il suo nome da nubile, che altrimenti si sarebbe estinto. Egli portò notevolmente questo fardello, tanto che ha sempre attribuito la sua destrezza nel duellare al numero di volte che ha dovuto combattere con le persone ad Hogwarts dopo che queste lo avevano preso in giro per il suo nome. Fu Flamond che prese l'oro di famiglia e lo quadruplicò, creando la Tricot Pozione Lisciariccio. 2 gocce davano anche i nodi più difficili, tanto che si dice che anche Hermione Granger ne fece uso prima del ballo al quarto anno, dove fu invitata da Victor Krum. Vendette l'azienda con un grande profitto quando andò in pensione, ma nessuna quantità di ricchezza poteva compensare lui o sua moglie, Eufemia, per la loro mancanza di figli.
e avendo quasi perso la speranza di avere un figlio o una figlia, quando, con grande sorpresa, Eufemia scoprì di essere incinta e nacque il loro bambino, James. Flemont e Eufemia vissero abbastanza a lungo per vedere James sposare una ragazza di origine babbana di nome Lily Evans, ma non abbastanza per incontrare il loro nipote Harry. Infatti, il vaiolo di drago li portò via uno a pochi giorni di distanza dall'altro, e a causa della loro avanzata età, a James Potter fu dato in eredità il mantello dell'invisibilità di Gnotus Peverell. E con questo chiudiamo l'articolo di oggi sulla famiglia dei Potter. Ci sarebbe altro da dire, ad esempio, su James e Lily, ma questo probabilmente in un altro video. Ma per adesso è tutto qui. Grazie a tutti per l'ascolto e ci vediamo al prossimo video.